Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Siamo a Johto, abbiamo appena sconfitto il capo palestra Faulkner, o meglio Valerio, e la nostra squadra è formata da Heracross, Pailiff e per adesso Pikachu. Ci stiamo portando dietro questi Pokémon per eventuale necessità nel caso in cui ci sia il Team Rocket da qualche parte. Ora da Violapoli dobbiamo dirigerci verso la prossima città, non possiamo rimanere qui troppo a lungo. Nella scorsa parte eravamo andati a nord, qui, o meglio a ovest, e avevamo trovato le rovine Alpha, che avevamo effettivamente completato, era davvero poca roba. Qui abbiamo un'altra Ghicocca, ogni volta che ci passate di fianco prendetele perché saranno spawnate. E qui c'è il percorso 32, possiamo trovare dei nuovi Pokémon qui. Possiamo trovare parecchi nuovi Pokémon in realtà. Vediamo se ne esce qualcuno di nuovo. Oh, subito, Hitmonchan. Vediamo se riusciamo ad attaccarlo senza ucciderlo. Proviamo con Horn Attack. Perfetto, ragazzi. Perfetto, non avrei potuto chiedere di meglio. E Hitmonchan viene con noi. 1, 2, 3. Preso. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo il video e la serie, di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, di commentare e di condividere questo video a tutti coloro a cui potrebbe piacere questo tipo di gioco. Dato che ci mettiamo qui adesso a catturare qualche Pokémon selvatico, mettendo avanti Kingler, che in caso con falso finale ci assicura una cattura molto facile. Un altro nuovo Pokémon, Marip. O Marip. Non so perché abbia usato quell'accento strano. Andiamo con falso finale sperando che non abbia statico, che non ha statico. Non ci paralizza. E andiamo di Pokéball. Bello trovare Pokémon nuovi, eh. Molto bello. Soprattutto dato che negli ultimi percorsi era difficile trovarne di nuovi. Però come vi ho detto, piano piano si prendono dei nuovi Pokémon. Ma Rip? No. Perché vi ricordo tra l'altro che sto cercando di fare un Living Dex in questo Pokémon Fan Game. Vorrei provare a... Ok, un Gloom, qui questo ce l'abbiamo già, quindi possiamo fare fuga. Vorrei provare a fare appunto un Living Dex, nei limiti delle mie possibilità ovviamente. Un Utut che abbiamo già, quindi possiamo anche non prendere. Tra l'altro è giorno, quindi spawno anche di giorno Utut. Ok, buono a sapersi. Un'altra Marip. Cerco un altro paio di volte e poi andiamo avanti, non vorrei annoiarvi troppo, eh. Quindi cerco un altro paio di volte. Un Sentret, altro Pokémon nuovo. Quindi, False Swipe. Lui usa attacco rapido, va bene. E catturiamo anche Sentret. Piano piano iniziamo a farci anche il Pokédex di Johto, eh. Abbiamo già Hutut, Sentret, Marip, Meryl, Wooper. Alcuni dei Pokémon uova, anzi, forse tutti i Pokémon uova. I Pokémon baby, volevo dire, che nascono dalle uova. Ultima cercata qui nell'erba alta. Un altro Gloom che non ci interessa, quindi andiamo avanti a questo punto. Fuga e addio. Allora, rimettiamoci davanti i Pokémon che vogliamo allenare, ovvero Heracross. E proseguiamo in questo percorso, qui non c'è nulla. Andiamo, salve. Ehi tu. È passato davvero tantissimo tempo da quando qualcuno ha parlato con me. No, poverino. Grazie. E ci dà Miracle Seed. Beh, Miracle Blade 3 lo possiamo dare a... Vedete, aumenta le mosse di tipo erba. A chi lo potremmo dare se non a Bailiff? Ovviamente lo diamo a Bailiff. E si prosegue. Altra erba alta. Avrei voluto parlare a questo uomo, ma un Marip si mette davanti a noi. Fuga. Salve, let's go. E si combatte, vai. Combattiamo contro questo gentiluomo, Mr. Parker. Peter Parker, che manda in capo Gligar, il primo che vediamo in questa... in questo videogioco. Usiamo incornata. Buona difesa, signor Gligar. Però con due incornate riusciamo a tirarlo giù. Buono così. Beh, ride, non so perché rida, anche se ha perso. Ma dettagli. Altro Marip, anzi altra Marip. Continuiamo a proseguire. Altro Pokémon selvatico, va bene. Un Primeape, ok. Non mi aspettavo di trovarlo qui. Questo ci può fruttare un po' di punti esperienza, quindi lo tiro giù, grazie. 166, beh, non si buttano via. Allora, qui potrebbe esserci uno strumento invisibile, guardiamoci, eh.
un altro Sentret, non è di nostro interesse, lo abbiamo già catturato. Vediamo. No, qui non c'è nessuno strumento invisibile. Qui sopra. Vediamo un po' cosa c'è. Salve. Sì, ci dice che possiamo saltare dal recinto da quella parte, ma noi non vogliamo farlo. Vogliamo solamente proseguire. Altri due allenatori. Vai. Sarà una lotta in doppio? No, una lotta singola. Maria con Hoppip. Forse è anche il primo Hoppip che vediamo. Beh, usiamo Rock Slide, dovrebbe essere super efficace. No, Aerial Ace è sicuramente super efficace. Perché dovrebbe essere erba volante lui, no? Oddish, lasciamo Heracross. Con un altro Aerial Ace risolverà la faccenda. Perfetto. È stato divertente, beh, se lo dici tu. Vediamo invece chi ha quest'altra Picnic Girl, Sonrisa. Un Sunflora. Beh, mi piace come stiano dando soprannomi ai loro Pokémon, questi allenatori. L'ha chiamato Sunny. Tra l'altro Sunny mi ricorda la terza figlia dei Baudelaire, la terza sorella dei Baudelaire. Avete mai visto una serie di sfortunati eventi? Ho letto una serie di sfortunati eventi. Proprio lei. Un altro Sunflora, va bene. E io ti tirerò un altro Aerial Ace. E via. Magari la prossima volta. Sì, guarda, sicuro. Ah, da questa parte c'è una super pozione. E un Pokémon selvatico. Un altro Gloom. Che non ci interessa però avere. Tecnicamente qua ti mettono Gloom forse per avere Bellosom con una pietra solare. Può darsi, eh. Stavamo per uscire ma abbiamo incontrato un altro Pokémon selvatico. Un Sentret, va bene. Via, grazie. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui, eh. Qui c'è una Great Ball invisibile proprio davanti alla grotta. Ok, qua è come se fossimo scesi da lì sopra. E qui sotto, vediamo un po' cosa c'è. Beh, si va avanti essenzialmente, si va avanti in questo percorso. Prima di entrare in quella grotta andiamo a vedere cosa c'è qui a sinistra. Oh, un Diglett, ci manca! Paradossalmente Diglett ci manca. Proviamo a catturarlo subito, tirandogli una Pokéball. Non l'avevamo ancora trovato Diglett, se ci pensate, eh. Per quello ci manca. Perfetto, preso. Altro Pokémon di Kanto che si aggiunge al nostro Divindex. Il Pokédex di Kanto davvero manca poco, per essere completato, manca davvero poco. O meglio, il Livindex addirittura di Kanto. Un altro Diglett, va bene, non me ne servono così tanti però. Via. Ah, addirittura, beh, mi spiace Diglett, ti prendi un'incornata. Hai tipo la difesa di un budino e quindi vai giù. Ok, allenatrice, sì. Hai incontrato Fluffy? Have you met Ted? Ok, Fluffy. Earthquake, Fluffy e addio. Sì, ho incontrato Fluffy, mi è anche piaciuto, guarda. Vediamo cosa c'è qui. Ok, c'è uno strumento, andiamo a prenderlo. Ovviamente Pokémon selvatico. Un altro Marip, anzi un'altra Marip. Non ci interessa per adesso combattere questi selvatici. Una Great Ball, dai, non è male. Comunque mi tornerà utile per catturare qualche Pokémon. Oh, un Vileplume addirittura. Avrei potuto risparmiare una pietra foglia. Questo lo uccido perché mi dà un botto di esperienza. 174 punti di esperienza, comunque non si buttano. E qui cosa c'è? Salve. La logica è il modo migliore per vincere, ci dice questo nerd. Shingo. Comanda in campo Blade con Scizor. Ok. O meglio, Blade che è Scizor. Allora, Rock Slide ha fallito. Ok. Metal Claw. Aia. Quick Attack. Aia. Rock Slide. Ok. Potremmo usare Earthquake? No, perché forse è tipo volante lui. Non ricordo di preciso. È anche tipo volante, magari. Volante coleottero. No, metallo forse. Cioè acciaio, voglio dire. Beh, mi è piaciuta questa tua battaglia. Saliamo da questa parte, abbiamo un pescatore. A questo punto mandiamo davanti la nostra Bailiff. Vai.
Ho bisogno di una pausa, ci dice questo pescatore. Ralph. Beh, te la posso dare io una pausa, guarda. Ho qui Bailiff con Energy Ball, che sarà molto felice di uccidere i tuoi Pokémon, anzi il tuo Pokémon. Ne è solo uno. Salve. Lui sta provando a pescare. Vediamo cosa ha trovato il povero Justin. Ha trovato un Magikarp. Wow, complimenti. Però a livello 17, quindi ti sei pure messo ad allenarlo. Usiamo Magical Leaf. E addio. Altro pescatore. Hai catturato qualcosa di buono? Alla faccia se ho catturato qualcosa di buono. Vediamo cosa hai preso tu invece, Harry. Un Poliwag a livello 10. Ma non ti vergogni un po', sinceramente, a mandarmi un Poliwag a livello 10 contro un Bailiff a livello 23? Poliwag di nuovo. Wow, che fantasia nel formarti la squadra, pescatore Harry. Ups, sì, ups, è proprio quello che devi dire. Ah, ci dà una squamacuore questo tipo. E incontriamo un altro Gloom. Ora però andiamo nella grotta che ci siamo lasciati indietro, eh. Pokémon selvatici permettendo, perché qua c'è un'infestazione di Gloom. No, voglio fuggire. Ok, siamo qui. Entrando in questa grotta vi consiglio di mettere davanti Pikachu, ok? Vai, ora vedrete il perché. Chiarific Valley, anzi Chiarificic Valley. Guardate un po' chi c'è qui dentro. Liza, pensi di essere abbastanza bravo per entrare in questo posto? Provamelo. Ecco, se non avessimo avuto Charizard in squadra, Liza, a quanto pare, non ci avrebbe fatti passare. E tra l'altro ha un Charizard di nome Charla a livello 40. Noi useremo un Wild Charge addosso, vediamo se resiste, non penso proprio, infatti. Addio Charizard. Noi subiamo il contraccolpo, ma non è un problema. Sono abbastanza meritevole? Hai davvero uno Charizard molto forte. Avremmo dovuto fare Charizard contro Charizard qua, ma dettagli. How would you like me to train one of your Pokémon? Ok, lei ora diventa praticamente un tipo di pensione Pokémon. Possiamo lasciargli un Pokémon e farcelo allenare, ma è inutile, perché tanto qui non. Guardate quanti Charizard, va bene. Questa potrebbe essere una bellissima miniatura del video con 3000 Charizard qui intorno. E abbiamo trovato TM43 Flame Charge. Guarda qua che bellino. Possiamo anche parlarci. Fanno solo char char. Poi ok, continuano a muoversi. E questa è la Chiarificic Valley. Ve la ricordate nell'anime? Nel cartone animato? Con tutti questi Charizard? Io devo essere sincero, no. Mi ricordo molto poco di Yoto. Ho anche provato in questi giorni a cercare gli episodi di Pokémon online. E a quanto pare non si trovano in nessun sito di streaming illegale. In nessun sito di streaming legale, volevo dire. Cioè, è assurdo come una serie famosa come l'anime Pokémon non sia disponibile da nessuna parte. Boh, strano, molto strano. Però direi che per questo episodio qui in compagnia di tutti questi Charizard è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!